adesso. Di 2 marzo. Ah sì, ricordiamo che il 2 marzo ci vediamo in Piazza Ah, del la stiamo facendo Popolo. per questo, sta diretta. L'unica cosa che ci eravamo detti di dire, L'unica no? cosa che ci avevano detto di dire non l'abbiamo detta. Il 2 marzo a Piazza del Popolo alle 18 chiudiamo la campagna elettorale tutti insieme e tra l'altro sul palco ci saranno anche i nostri ambasciatori 5 Stelle, cioè abbiamo lanciato una sorta di contest chi contribuirà di più alla campagna elettorale con questa raccolta fondi, salirà sul palco insieme a me, a te, a Beppe, passerà una serata da insieme a noi. Verrà tantissima gente. Secondo me sì, nonostante meteo e tutto quello che Io giorno prima sto giorno prima sto a Laterina, Luigi, perché quando ho fatto il tour, le tappe, pensavo insomma, che lì ci sarebbe stata candidata la Boschi, invece mi sono sbagliato, però dovunque andavo durante il tour, so, Messina, Bolzano, anche altre cose, io domandavo, ma chi è qui candidato per il PD? La Boschi, ma come pure qua, dovunque, no? No, è assurdo, ma tu sei in Sicilia, in 3 province è candidata la Boschi. Soltanto a casa sua non l'hanno candidata, perché però ha lavorato così bene per gli orafi. Faccio vedere quest'ultima cosa, se no poi si arrabbiano. Dove andare, mi passi la giacca. Vivi, sali sul palco, il nostro sito internet, partecipa appunto al blog delle stelle.it. Se vuoi salire sul palco, utilizza questa app e partecipa. Vedi gli spot pure facciamo. Fantastico! No, alla grande. Considera che siamo pure in diretta lì, no? Cioè siamo in diretta su Facebook mentre ci facciamo questa telefonata e la diretta prosegue durante il comizio che adesso iniziamo, che c'è un sacco di gente aliena. Oh, coraggio, non mollare mai! E non ti curar di loro, ma guarda e passa. Grande, un abbraccio. Ciao Luigi. Ciao, 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 ciao. È andata benissimo, eh? La grande. Che figata. Siamo sempre in diretta, quindi non dite cose sconvenienti che le dico io, che ancora per qualche giorno ho la novità parlamentare. Che dobbiamo fare? Pronti, andiamo. Ecco. Mamma mia, Luigi. C'ha coraggio sto ragazzo. C'ha tanto coraggio. Buono il pane saldo, eh? Come? È buono il pane saldo, che qui ce n'è. Ma c'è gente? Quanta? Tanta è bella. Sì, e poi i sardi sono fighissimi. E poi c'è il panorama. Come panorama? La montagna della montagna. Pensavo al panorama del Berlusconi, ma hai fatto. Tu come? No, perché avrei dovuto dire 2 o 3 cose il panorama. Ci siamo, ragazzi? Ci siamo. Vai. Eia, qua. Eccolo! Esperti in disinformazione fanno le pulci a noi quando ci sono veramente dei candidati improponibili, impresentabili nei partiti politici. Noi invece siamo così bravi che sì, sbattiamo fuori qualcuno quando per noi non è in linea con certi valori. Insomma, se i partiti politici comportassero come noi, questo paese sarebbe molto 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 più pulito. Eccolo, eccolo, eccolo. E là, i candidati dove sono? Mario, i candidati dove sono? Arriva Tamara? Dove sono? Ciao a tutti, Yeah.
Buonasera Lena, accontentate di mettere qualche minuto. Vai Mara, vai Mara. Sono danesa, quindi gioco in patria stasera. Sono Mara Lappia, candidata all'uninominale per il Movimento 5 Stelle. Grazie per l'accoglienza. Grazie a tutti. Sapete che sono un avvocato, una criminologa originaria di Vienna. Sono felicissima di essere qui, vi ringrazio per l'accoglienza, vi ringrazio per tutto quello che state facendo per noi, perché vi state impegnando tantissimo per la nostra lista, per accogliere Alessandro qui a Vienna. Quindi grazie, grazie di cuore Vienna. Come sapete ormai conoscete bene. Abbiamo letto, vi abbiamo detto tutto sul nostro programma. Io mi sto occupando di diritti, dei nostri diritti, dei diritti della nostra provincia, dei diritti della Sardegna. Questi giorni sapete bene quali sono state le difficoltà della Sardegna. Lei sa di bagno schiuma. Del mio programma, di quello che io sto portando sul territorio, il diritto alla scuola, il diritto alla salute, il diritto ai trasporti. La nostra è una bellissima isola e dovrebbe essere un paradiso, è un paradiso nel Mediterraneo, è una perla nel Mediterraneo, ma è una perla carica di problemi. Lo sappiamo bene noi che ci viviamo. Per noi tutto diventa più difficile. Diventa difficile mandare i nostri figli all'università, diventa difficile curarci, diventa difficile muoverci all'interno della nostra terra, diventa difficile uscire dalla nostra terra. Qualcuno ha detto Sardegna bella da morire perché abbiamo una terra inquinata, ci ammaliamo nella nostra terra per l'inquinamento e fino ad oggi in 30 anni di mala politica niente è cambiato, abbiamo ancora una terra in piena crisi e la nostra politica fino ad oggi non è riuscita a cambiare niente. Noi siamo qui per riuscire a fare qualcosa, ci stiamo proponendo non solo come facce nuove ma come persone specializzate, come persone che hanno studiato, che vogliono andare in Parlamento per riuscire a cambiare ciò che fino ad oggi non è stato fatto, perché fino ad oggi abbiamo sempre avuto le stesse persone, sia in Sardegna sia in provincia di Nuoro. Non riusciamo, eravamo una terra con un altissimo tasso di studenti, con un altissimo tasso di con un'altissima percentuale di laureati. Potevamo fare di questo un vanto. Oggi l'abbandono scolastico è altissimo in Sardegna. Le famiglie, il precariato è altissimo, le famiglie non riescono più a far studiare i loro ragazzi, non riusciamo più a mandare i nostri ragazzi all'università, non abbiamo treni per raggiungere i maggiori centri della Sardegna, perché siamo l'isola con la peggior rete ferroviaria, se mai si può chiamare rete ferroviaria. Le famiglie, i genitori sono in cassa integrazione o sono disoccupati, non si riesce più a mandare i giovani a studiare, o quelli che hanno studiato sono costretti ad andare a lavare i piatti a Londra perché qui non riusciamo a trovare un posto di lavoro, non lo trovano i padri, non lo trovano i figli e quindi non riusciamo a tenerci i nostri ragazzi. Le soluzioni sullo spopolamento presentate fino ad oggi sono vergognose. Ci hanno proposto di portare gli stranieri da fuori, i giovani, gli anziani da fuori per ripopolare la nostra isola. E questo è quello che vogliamo, è questo che ci hanno proposto i politici sardi. Dobbiamo portare gli anziani stranieri da fuori per ripopolare l'isola perché non sappiamo tenerci i nostri giovani? Perché non sappiamo tenere le nostre giovani famiglie? E questo è quello che vogliamo o vogliamo ripopolare i nostri bellissimi paesi? Una terra con una cultura antichissima, forse la regione d'Italia che ha la cultura più antica e più ricca d'Italia deve essere spopolata, dobbiamo sentirci fare queste proposte.
che dobbiamo portare la gente per ripopolarci la nostra isola. Riportiamoci i nostri giovani in Sardegna, rifacciamo partire l'agricoltura, rifacciamo partire la pastorizia, riportiamoci laureati in Sardegna, rifacciamo partire la piccola media impresa con i fondi del Movimento 5 Stelle. Ognuno di noi non prende i soldi che prende un qualunque parlamentare, li lasciamo in un fondo che può essere utilizzato soprattutto in Sardegna per far ripartire le imprese. Ieri a Cagliari manifestavano gli infermieri, è una vergogna, voi lo sapete meglio di me come vanno i nostri ospedali, come va l'ospedale di Nuoro, quanti infermieri ci sono in questo paese? Sono tutti precari, nell'ospedale di Nuoro non riusciamo ad avere infermieri e ieri stavano manifestando a Cagliari perché rappresentano anche loro il precariato insieme agli insegnanti. Quando si tocca in una nazione la scuola e la salute, vuol dire che in quella nazione non è rimasto più niente della civiltà. Ci hanno levato tutto, dalla salute alla scuola, ci hanno levato tutto, non resta più niente in questa nazione. Non continuiamo a farci questo, sappiamo bene che in Sardegna da 25 anni stiamo votando le stesse facce. Io li chiamo gli impresentabili, ho visto i programmi, non possono più prometterci niente, perché sono le cose che ci hanno promesso da 25-30 anni. Dopo 25-30 anni non si può dare più nessuna possibilità a queste persone. Nessuna possibilità. Ve le abbiamo date tutti, se ci bussano a casa è veramente una vergogna farci altre proposte. Adesso basta. Date una possibilità a noi del Movimento 5 Stelle. Date una possibilità a noi. Grazie. Buonasera a tutti. Prendo poco tempo perché oggi io e Mara sembriamo il gruppo spalla di Alessandro. Mi presento velocemente. Sono Emiliano Fenu, faccio il commercialista a Nuoro, anche se sono originario di Siniscola. Questi giorni stiamo girando un po' di paesi, un po' in tutta la Sardegna, un po' nel centro della Sardegna. I problemi che ci raccontano sono tanti, però si riconducono sempre gli stessi problemi. Ci sono tante persone che lavorano ogni giorno, impiegano 10 ore del loro tempo al giorno per lavorare. Sto parlando delle piccole imprese, di quelli che conosco bene per mestiere. Queste persone cosa fanno? Lavorano, cercano di tirare avanti la loro attività, però purtroppo incontrano sempre il solito ostacolo sul loro cammino e questo ostacolo è sempre lo Stato. Per questo dobbiamo cercare di invertire, di cambiare questo sistema e di creare, di applicare quel principio che già esiste nel nostro ordinamento e che è il principio di collaborazione e buona fede tra pubblica amministrazione e contribuente. Questo perché? Questo per far ricrescere le nostre imprese e creare di nuovo ricchezza per la comunità. Non voglio annoiarvi tanto con altri discorsi, voglio chiedere soltanto di aiutarci, ma per un semplice motivo. Noi non siamo persone speciali o i salvatori della patria. Noi dobbiamo entrare in Parlamento perché siamo persone normali. Siamo persone normali che ogni giorno affrontano i problemi quotidiani. E rispetto a quelli che ci hanno rappresentato fino adesso, siamo calati nella realtà. Quindi dovete aiutarci e votarci perché dobbiamo portare la realtà in Parlamento. Non è una cosa da niente, perché chi ci ha rappresentato fino adesso vive i nostri problemi come noi viviamo i problemi della fame del mondo oppure della guerra in Siria. Ci dispiace, sì, ma sono problemi lontani per loro, non li vivono, non hanno amici disoccupati, non hanno amici che hanno debiti nei confronti di Equitalia. Dobbiamo andare in Parlamento per portare questi problemi e quindi vi chiedo di aiutarci. Grazie. Grazie. Si vede che sono proprio contento a stare qua. Mi piace tanto, mi piace la Sardegna, mi piace la Sardegna d'inverno, mi piace il popolo sardo. Complimenti a voi. Fermi però adesso, fermi. Io voglio rivolgermi soprattutto a quel signore lassù. Salve. Ha spento la televisione, è uscito in terrazzo, ho già fatto un gesto rivoluzionario. Grazie. Che meraviglia stare qua. Ora,
Scusate, c'è qualcuno che è la prima volta che partecipa a un evento del Movimento 5 Stelle? Sulle mani. Dove eravate prima? Dove eravate? Vabbè, ragazzi, qua siamo tutti nella stessa barca. Io ho votato Veltroni una volta. Scusate. Ci saranno curiosi, ci saranno persone del movimento convinte, meno convinte, ci saranno scettici, ci saranno persone che sono del movimento ma ancora non lo sanno, ci saranno curiosi, persone che vogliono capire se è vero che un esponente del Movimento 5 Stelle, insomma, sia vera la descrizione che viene fatta su di noi. Qualcuno si domanderà, ma sono veramente dei trogloditi che si vestono con pelli di leopardo e si nutrono di locuste e miele selvatico, come descrivono questi giornaloni buoni ormai soltanto per incartarci il pesce, i totani o accenderci il fuoco? O magari sono delle persone normali come noi, che al posto di scappare, e non sto dicendo chiaramente le persone se ne vanno perché purtroppo non ci stanno in condizioni lavorative, si sono rimboccati le maniche e hanno preso di petto un intero sistema con estremo coraggio, sapendo quello a cui sarebbero andati incontro. Io lo sapevo che questo enorme consenso che c'è, che si vede da queste piazze, chiaramente avrebbe attirato molte critiche, molti nemici, soprattutto quel sistema mediatico che ci detesta, perché con il 5 Stelle al governo nessun denaro più di tutti noi cittadini finirà ai giornali. Basta! La RAI la libereremo dai partiti politici, e quindi questo chiaramente per loro è... Ma io li capisco, ma ben venga. Certe critiche, certi titoli, io li considero sempre delle medaglie al valore. Capisco che evidentemente stiamo facendo male a un determinato sistema, ci siamo opposti a un determinato sistema. È la stessa questione che io vedo a Roma. Voi non avete idea come trattano certi giornali la RAI. Ma perché fondamentalmente? Perché la RAI ha detto no alle Olimpiadi. Perché ha detto? Perché? Voce, orecchio. Perché? Perché la RAI ha detto no alle Olimpiadi di Montezemolo, Malagò e Caltagirone. E Caltagirone è un tizio che c'ha il Mattino di Napoli, il Messaggero di Roma, il Gazzettino di Vicenza, e è proprietario dei terreni dove dovevano sorgere le strutture olimpiche. Gli abbiamo detto di no, mettendoci di traverso ad un sistema. La vendetta è: facciamo una guerra mediatica a Virginia Raggi. E così avverrà anche qualora dovessimo arrivare al governo di questo paese. Noi la bacchetta magica non ce l'abbiamo. Io non sono neppure candidato, ma ci tengo a questo paese, sto girando l'Italia in camper, ci tengo, vorrei un'Italia più giusta per mio figlio, per la mia famiglia, per tutti quanti voi, per i cinquantenni che perdono lavoro e diventano fantasmi in questo paese, i sessantenni che sono troppo giovani per andare in pensione e ci mandano in pensione a 70 anni e tornano a casa e non sanno veramente addirittura come dire alle rispettive mogli di aver perso un lavoro, che si sentono falliti loro come se fosse colpa loro. Ci dobbiamo democraticamente, in forma non violenta, ribellare, e non ci si ribella soltanto votando. Io non sto qua a chiedere il voto del Movimento 5 Stelle, votate, non votate, scelta vostra. Io sono qui a dire, di fronte a sto spettacolo della natura, che il popolo italiano si deve unire e si deve schierare, perché anche è responsabilità nostra delle condizioni in cui siamo finiti. Troppo comodo prendercela soltanto con i partiti politici, con i politici corrotti. Il popolo italiano troppe volte ha abbassato la testa, troppe volte gliel'ha fatte passare tutte, e se continuiamo a fargliele passare tutte, continueranno a passarci sopra sempre. Quindi ci dobbiamo tutti quanti assieme assumere le nostre responsabilità. Questo io voglio dire. Perché se 25 anni di quel mentitore seriale da Arcore e 3 anni di quest'altro bugiardello toscano non ci sono bastati per capirne la pericolosità sociale e politica, il problema lo non so più Renzi e Berlusconi, siamo noi italiani il problema, giusto? E dobbiamo iniziare ad alzare la testa. Non basta votare. Certo, io sono di parte, faccio parte del Movimento 5 Stelle, credo fermamente in questa forza politica per una serie di ragioni che ora vi dirò. Ma credo che questo paese si solleva con la partecipazione dei cittadini, con l'attenzione alla politica. Ci vogliono distratti, ci vogliono impegnati sulle nostre vicende. Voi
ognuno ha tanti problemi e quindi magari non c'ha un'ora a disposizione quotidiana per dedicarsi alla politica, ma questo è l'obiettivo dei partiti politici, dei politicanti che pensano che la politica sia una professione da fare tutta la vita, come Napolitano che è entrato in Parlamento nel 1953, 65 anni che lo gli paghiamo lo stipendio, o la Finocchiaro, o Franceschini, o Casini che mo fa il comunista sotto la foto di Berlinguer. Oh, ma ci vogliamo svegliare tutti quanti? O quell'altro che dice io odio la politica, mi fa schifo la politica. Berlusconi ha detto questo, mi fa schifo la politica, è stato 5 volte deputato, 2-3 volte eurodeputato, una volta senatore prima di essere stato sbattuto fuori a calci nel culo in quanto condannato in via definitiva per frode fiscale. 3 volte presidente del Consiglio, ministro della sanità d'Inter, ministro di tutto quanto, io odio la politica. Che se la prende con me, Di Battista mi odia. Ma l'ha detto, utilizza dei linguaggi di odio con me, ce l'ha proprio con me. Sì, ce l'ho con te, ma non di odio. Vorrei, ma dopo gli diamo un messaggio a tutti quanti questi soggetti che me lo sono scritto. Dopo facciamo un video. E torna in bocca a Dommo. Va bene? L'ho detto bene? Poi facciamo un bel video assieme. Diciamo io dico Renzi, Salvini, Berlusconi, che c'è, Brunetta, Gentiloni e tutti quanti voi. Torna a bocca a Dommo, va bene? È una roba, è liberatorio, ci dobbiamo pure tirare fuori sta roba, liberarci, perché non valgono niente, gli abbiamo dato soltanto potere noi e qualche talk show che li invita, che li descrive come se fossero statisti. Io li ho purtroppo frequentati questi 5 anni, non valgono niente, un popolo unito li scaraventa via, li vota via, ci riprendiamo i nostri diritti, dipende da noi, ce l'hanno massacrata la vita, non ci sta lavoro su quest'isola, un'isola che dovrebbe campare di turismo anche d'inverno. Io vi do faccio una promessa, qualora dovessimo vincere le elezioni, qualora dovessimo formare il governo, noi creeremo un ministero per il turismo e uno dei primi obiettivi sarà lanciare una campagna degli investimenti ben fatti per lanciare il turismo nella Sardegna d'inverno, perché quest'isola deve campare di turismo d'inverno, perché non ha nulla che invidiare all'Irlanda. Io la conosco bene, me la so girata coi treni a gasolio, me la so girata col camper, me la so girata con la moto per fare il coast to coast, il tratto da Bose Marina, si chiama Bose Marina, ad Alghero, per me è uno dei tratti più belli del mondo, Bosa Marina, non so, non va arrabbiare, io so come siete voi sardi. Prima gli ho detto, mi dite come si dice in sardo, andate a casa? No, sì, 30 persone, 30 versioni differenti. Bosa Marina, Bosa. Bose. L'ho detto, B-O-S-A. L'ho detto, ma non si sente bene poi. Gli ho detto, me lo scrivete per favore? Sì, vi mettete d'accordo per favore, mi dite un'unica versione, mi fanno tra 30 minuti te la diamo. Così. E questa è pure la bellezza vostra. Che popolo che siete, orgoglioso. Mamma, dovunque vai, vedi un concerto del gruppo in Australia, si vede la bandiera dei 4, incredibile, dovunque, state dovunque, grazie a Dio. Ce lo vogliamo riprendere un po' sto paese che dipende da noi? Io credo fermamente, lo dico agli scettici, ora ci facciamo pure qualche risata perché è bello stare insieme, io mi sfogo pure perché 5 anni a frequentare Sant'Anché, quando veniva non sono stati facili, però... La cosa bella per me sono 2-3 regole del movimento. Ripeto, noi non veniamo da Marte, veniamo da questa stessa Italia, cioè abbiamo i pregi e i difetti degli italiani. Non è che siamo ontologicamente migliori degli altri, noi del 5 Stelle, io non l'ho mai pensato. Ma abbiamo 2-3 regole interne che riducono la possibilità di contaminazione. Ci autofinanziamo, se volete potete fare, dove sta il totem? Là una donazione libera, ci regalate qualche chilometro, altrimenti mi regalate qualche bottiglia di Cannonau, spero che siate... provvisti, perché non è questa zona di produzione Cannonau, giusto? Mamma mia che meraviglia quel vino, incredibile. Scusate, io ogni cosa che dico trovo versioni diverse. Ci potete regalare qualche chilometro? Se volete farci un sostegno, non sostegno, ce lo fate, altrimenti no. Ma la forza del Movimento 5 Stelle, credetemi, è questa. Falcone diceva, seguite i soldi per trovare la mano. È questo il problema della politica, ancora di più dei delinquenti, e ci stanno. Vi posso fare esempi su esempi. Un attimo, esempi su esempi. A 10 metri da
Anzino Volumi Querela. Diciamo, hanno arrestato due persone durante questa legislatura. Hanno arrestato Galan, il presidente della Commissione Cultura, ex governatore del Veneto. E pensate che lui dal carcere si è beccato due stipendi per tanti mesi, uno come parlamentare della Repubblica e l'altro come presidente della Commissione Cultura. Mi capitò una volta di andare in Commissione Cultura perché arrivava una delegazione svedese, se non erro, comunque di un paese scandinavo. Chiaramente venne ricevuta dal vicepresidente perché il presidente Galan stava al gabbio, come si dice a Roma, in carcere. E a un certo punto questi svedesi dicono: scusi, ma dov'è il presidente? Il vicepresidente, uno del PDM, oggi non è potuto venire. Io: come non è potuto venire? Non è che non è, proprio non può venire, scusi, non è che non può venire perché è in carcere. E questi del PD vengono a me: Di Battista, perché gliel'hai detto agli svedesi? Ci fai fare cattiva figura. Ma che è colpa mia? Cioè, ma la responsabilità è mia se gli hanno arrestato il presidente della Commissione Cultura. Un altro, Franco Antonio Genovese, che poi è riuscito a piazzare il figlio in Forza Italia e farlo eleggere adesso, in Sicilia. Uno che dal PD è passato in Forza Italia, eletto con il PD, arrestato perché si è fottuto i fondi per la formazione dei giovani ragazzi siciliani, poi dice non c'è sta lavoro in Sicilia. A 10 metri da me, lui non è condannato, credo, comunque c'era seduto, ricandidato a Forza Italia, un tal Luigi Cesaro, detto Gigina Porpetta, l'autista di Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova Camorra organizzata. E quando entrava in Parlamento i carabinieri si dovevano pure mettere sull'attenti di fronte all'autista del fondatore della nuova Camorra organizzata. Qua ci stanno poliziotti e carabinieri, io li ringrazio per il lavoro che fate sempre, sempre, andate avanti. E ci hanno ragione. Mi dicono ne arrestiamo, ma poi ce li sbattono fuori dopo 48 ore, perché i politici sono fatti queste leggi per loro signori che poi vengono applicate a tutti quanti, anche a, diciamo, a delinquentelli più comuni. Noi vogliamo soltanto un paese pulito, riteniamo di riuscire, poi vogliamo un'opportunità, non sarà facile. La bacchetta magica non ce l'abbiamo. L'Italia è incancrenita, mille problemi. E è destino del Movimento 5 Stelle ereditare delle realtà in macerie. È questo il nostro destino, la verità è questa. Se i partiti politici fossero comportati decorosamente in questi anni, il Movimento neppure sarebbe nato, questa è la verità. Ma che eravamo cittadini che anziché espatriare, hanno deciso di cospirare, che significa respirare insieme, cospirare. Iniziare a fare politica, a raccogliere delle proposte, a citofonare ai comuni, scusi, al politico di turno, io ti ho votato, mi fai questa proposta per la gestione migliore dei rifiuti, per mettere le webcam durante i consigli così vediamo che fate, provi questa proposta per ridurre degli sprechi così noi cittadini risparmiamo. Non ci hanno mai ascoltati. Allora lì abbiamo deciso di mettere in piedi una forza politica. E guardate che è stata dura. I primi anni andavamo nei mercati, fermavamo le persone con un volantino: buongiorno signora, siamo il Movimento 5 Stelle. La risposta sapete qual era? E oggi andiamo nelle televisioni, facciamo grandi ascolti, ci invitano perché gli facciamo fare gli ascolti. È così. E io vado dovunque, sono andato pure dalla Duzzo per voi, ci sono andato. E l'ho convinta. Sei iscritta al blog delle stelle, Barbara D'Urso, è dei nostri. Ragazzo, ho citato Barbara D'Urso e se n'è andata, ma perché? Questo siamo, ci siamo fatti le ossa, abbiamo imparato tante cose in questa prima legislatura. Sì, è vero, siamo entrati inesperti, non conoscevamo il funzionamento delle commissioni, io non sapevo scrivere un'interrogazione parlamentare, l'ho imparato, ci è riuscito Gasparri, ci può riuscire chiunque. Si è imparata questa roba qua, abbiamo studiato, ci siamo preparati, abbiamo fatto opposizione, non abbiamo mai avuto timore di prendere di petto il potente di turno. Io vado in TV, faccio nomi e cognomi di banchieri senza scrupoli, di esperti del capitalismo finanziario, di uomini, di patron, di gruppi editoriali che si sono beccati quattrini dalle banche private. Nomino De Benedetti e mi interrompono, non si può nominare De Benedetti come se fosse Voldemort, io lo continuo a nominare. Nomino e gli sono andato sotto casa io a Berlusconi a leggere un pezzo di sentenza della condanna di Dell'Utri. Ci sono dovuto andare io perché nessuno de sinistra c'è mai andato, capirai. Gli hanno fatto opposizione a ostriche e champagne, facevano finta di litigare talk show, io questo ho visto con i miei occhi, facevano finta di litigare nel talk show, poi li vedevo riunirsi nella buvetta che è il bar della Camera dei Deputati, commentarsi le performance, no? Come sei andato tu? Bene. Lì mi hai attaccato bene, io però ho risposto, sì, però tu li mi hai contrattaccato bene, però alla fine siamo stati bravi entrambi ad unirci contro il Movimento 5 Stelle, perché questo è l'obiettivo loro. Hanno fatto, lo sapete tutti, pure qua chi non è del 5 Stelle non può non dire, non avere l'onestà intellettuale di sapere che i partiti politici sono messi assieme per fare una legge elettorale contro l'unica forza politica che va da sola. Questo lo sappiamo perfettamente. Perché
Perché nella loro testa creare condizioni di caos è perfetto. Una legge elettorale che impedisce, nella loro idea, attenzione, a qualcuno di vincere, in realtà favorisce la vittoria di tutti, tranne del Movimento 5 Stelle, perché tutti sono disposti a inciuciare, a mettersi assieme, sapete come sono. E sono esperti di pesca in acque torbide. Nelle acque torbide certi soggetti pescano meglio, per quello hanno fatto questa legge elettorale, e già adesso dicono però la dovremo cambiare, e a me mi vengono iconati di vomito. Cioè, anziché occuparsi dei problemi dei lavoratori, dell'ambiente, della scuola pubblica massacrata, della sanità pubblica tutta distrutta a vantaggio del privato, già pensano ad un'altra legge elettorale. Loro signori che se la sono appena fatta a loro, diciamo, immagine e somiglianza per andare contro l'unica forza politica che va da sola. Anche per questo li dobbiamo punire a livello elettorale, gli dobbiamo dare una di quelle lezioni per fargli capire che loro hanno l'obbligo di fare delle leggi utili per i cittadini, una legge elettorale utile per permetterci la rappresentanza, la scelta, perché noi non siamo pecore che ogni 5 anni siamo chiamati soltanto a mettere una X, come se fossimo analfabeti della democrazia. Siamo cittadini sovrani, datori di lavoro dei politici che sono i nostri dipendenti perché li paghiamo noi lo stipendio, e abbiamo il diritto di scrivere un nome e un cognome e sceglierli noi i nostri portavoci in Parlamento, non lasciargli questo compito ai segretari di partito. Già per questo non dovremmo più votare certi truffatori della democrazia che fanno le leggi in funzione della loro convenienza e non della convenienza per il popolo italiano. Non basta questo per votarli via, non basta questo per aprire gli occhi, e basta aprire gli occhi per non vederli più, basta aprire gli occhi per non vedere più certi soggetti che hanno, si sono cibati del potere che noi gli abbiamo conferito, anche per il nostro disinteresse alla vita politica, anche per il nostro disinteresse magari rispetto a un'informazione, anche per una sorta di pigrizia, alle volte di fatalismo. Magari l'italiano dice tanto le cose non possono cambiare, quindi tanto va così. No! Questo è l'atteggiamento più sbagliato. Dobbiamo prendere in mano la nostra vita. E io credo nel movimento per l'assenza di conflitti di interessi, perché non ce l'abbiamo. Poi perfetti non siamo. Perfetti non siamo, perché non è perfetto l'essere umano. Ma abbiamo fatto un sacco di cose importanti, ci siamo impegnati tanto e ci mettiamo un ardore, una passione, e siamo gli unici che veniamo in piazza, gli altri si nascondono negli hotel protetti da scorte su scorte e hanno paura di scendere in piazza. Non li abbiamo i conflitti di interesse, non abbiamo mai avuto timore di metterci contro un potente di turno, ripeto. Ed è l'assenza di conflitti di interessi che mi fa ben sperare e mi fa pensare che certe leggi, certe proposte che ora vi avanzerò, vedrete se sarete d'accordo o meno, saremo capaci di trasformarle in leggi dello Stato. Noi non abbiamo conflitti di interessi con banche private da favorire, e guardate che ormai le banche private piazzano i loro uomini direttamente nelle istituzioni, vi faccio nomi e cognomi: Monti, Draghi, Prodi, prima di avere i ruoli importanti, Presidente del Consiglio, Presidente della Commissione Europea, Presidente della BCE, lavoravano in una banca d'affari che si chiama Goldman Sachs, la stessa banca d'affari dove è finito a lavorare Barroso subito dopo aver terminato la sua presidenza alla Commissione Europea. Amato, attuale giudice della Corte Costituzionale, ma sta nevicando? No. No, no, attuale giudice della Corte Costituzionale, uno che, ve lo ricordate che mise le mani nei nostri conti correnti, che erano gli anni 90? Consulenza con una banca d'affari, così come Gianni Letta. Cioè, ormai le banche piazzano i loro uomini nelle istituzioni per fargli fare il lavoro sporco. Magari non fargli fare delle leggi sulla trasparenza bancaria, o fargli fare le classiche leggi che salvano le banche, ma non salvano mai i risparmiatori. Il Movimento 5 Stelle non ce l'ha questi legami, vi do la mia parola d'onore, per cui saremo in grado di creare una banca pubblica di investimento per sostenere le imprese, a cominciare dalle piccole imprese, i piccoli commercianti, i piccoli artigiani, i piccoli allevatori, i piccoli pescatori, i ragazzi che anziché fuggire magari da Oliena hanno una bella idea, chiedono un prestito a questa banca di sviluppo, ottengono 30.000 euro per mettere in piedi un bed and breakfast, un'impresa innovativa qua che si occupa magari del biologico, così da attirare turismo, creare posti di lavoro e non fuggire da quest'isola per andare prima al nord. Poi nel nord non ci sta più il lavoro e si finisce a fare lavapiatti a Londra, e magari si chiama al parente dicendo speriamo che 5 Stelle ce la possa fare, perché quanto mi piacerebbe averci in lavoro e tornare in Sardegna. Non succede questo, non è questo il meccanismo. Allora ce la dobbiamo un po' riprendere noi. Noi lo possiamo creare questa banca pubblica su un modello tedesco. In Germania c'è, funziona, sostiene le imprese tedesche, e quindi poi le imprese tedesche sono più competitive delle nostre, ma perché loro investono in queste piccole e medie imprese. Due,
Non abbiamo mica dei corrotti da salvaguardare, nessuno. L'avete visto come si comporta il 5 Stelle? Noi sbattiamo fuori dal movimento anche coloro, mica che compiono dei reati, ma che restituiscono meno soldi di quello che avevano dichiarato ai cittadini. Cioè questa è la più bella garanzia che vi possiamo portare. Quello che per qualcuno, sti geni dei Renzi, poteva rappresentare un attacco politico, noi ve lo portiamo invece come la migliore garanzia. È la cosa più bella che vi possiamo portare. C'è un capo politico come Luigi che sbatte fuori, non i criminali, perché quelli ci stanno negli altri partiti politici, qualcuno c'è, no, coloro che hanno detto ai cittadini ho restituito 100 ma invece hanno restituito 60. Ma vi rendete conto che non era mai successo? E grazie a questa polemica hanno fatto le televisioni rimborsopoli. Qua non sono rimborsi, sono donazioni libere che noi tiriamo fuori dalle nostre tasche, soldi che per legge ci spetterebbero e diamo alle piccole e medie imprese, no rimborsi. I rimborsi sono quelli che si sono fottuti tutti i partiti politici dagli anni 90, era 93 in poi. Dopo che il popolo italiano votò in un referendum contro il finanziamento pubblico ai partiti e lor signori, questi truffatori della democrazia, trasformarono il finanziamento pubblico dai partiti in rimborsi elettorali, rimborso. Ma che ci hanno mai portato uno scontrino, una ricevuta? 2,7 miliardi di euro si sono fottuti in questi anni. Una cifra, grazie a questa avremmo sistemato strade in Sardegna, avremmo potuto costruire asili nido, avremmo potuto fare una ferrovia decente, capaci di collegare Sassari con Olbia, Sassari con Oristano ed Oristano con Cagliari. Qua io l'ho presi i treni a gasolio, l'ho presi i treni, ce l'ho fatta. Io ho fatto i treni dell'ascolto, io con Emanuela Corda, con Nicola Bianchi che è un grande parlamentare, con loro ho fatto i treni d'ascolto. Non Renzi che faceva il treno blindato e guadagnava le uscite di sicurezza dalle stazioni per evitare delle sacrosante contestazioni. Vi rendete conto quello che avremmo potuto fare con i quattrini che si sono intascati i partiti politici? E che è democrazia questa? Questa è partitocrazia trasformata in bancocrazia. Il capitalismo finanziario governa di fatto le scelte dei nostri parlamenti e noi vogliamo riportare il primato della politica, quindi della scelta democratica dei cittadini sulla finanza. Vogliamo questo, vogliamo che lo Stato sia sovrano, che il popolo italiano sia sovrano. Vogliamo un paese capace di trovare delle risorse per un reddito di cittadinanza, perché qua riusciamo a impedire la morte anche sociale, alle volte la morte fisica di un cinquantenne e di un sessantenne che perde il posto di lavoro con il reddito di cittadinanza. Noi queste persone che diventano fantasmi nel nostro paese quando perdono lavoro, li dobbiamo salvare. Il reddito di cittadinanza non soltanto li salva, e salva un'intera famiglia, perché io vi dico quello che succede. Un cinquantenne perde il lavoro, torna a casa e si vergogna di dirlo alla moglie. Si sente lui un fallito come se fosse colpa sua e non è colpa sua. Poi trova il coraggio e glielo dice alla moglie. La moglie, come tutte le donne, trova un coraggio enorme, gli sta vicino. Ci sono milioni di persone che rinunciano alle cure, difficoltà economiche, poi chiedono una mano al figlio, il quale doveva studiare e non ce la fa più a studiare, basta, e magari va a portare qualche pizza, a lavorare in un call center a 250 euro per portare qualcosa dentro casa, ma i quattrini non bastano. Allora il padre, che è stato licenziato, chiede aiuto ai suoi genitori, ai nonni, no? E magari torna a casa dei suoi genitori a 50 anni, i genitori ce l'hanno 80. Funziona questo ed è un disastro sociale. Il figlio a un certo punto non ce la fa più e se ne fugge e se ne va all'estero, e quindi c'è anche una disgregazione familiare. Poi magari il padre licenziato c'ha in mano 50 euro, 20 euro, 30 euro e si riva a giocare in una slot machine sotto casa nella speranza di vincerne 200 e pagare almeno per un mese, almeno una volta, una bolletta in tempo. Succede questa è la realtà, questo è il mondo reale, che non c'entra nulla con Montecitorio, con certi rituali lì dentro, non c'entra nulla con le descrizioni dei telegiornali e dei giornali che ci dicono che va tutto bene, e qualcuno magari ci crede, dice ma qua vanno bene, i dati dell'occupazione aumentano, allora il problema sono io. Poi si guarda intorno e non li trova tutti questi occupati, e trova magari amici e parenti con dei contratti da fame che non ti consentono mica di vivere, di crearti una famiglia, di prendere un mutuo in una banca. La banca ti chiude le porte in faccia se non ti chiami dei benedetti. Ti consentono che forse di sopravvivere, e tu, preso dalla logica della sopravvivenza, smetti di interessarti alla politica perché non ce la fai, perché inizi a pensare a come riempire lo stomaco, inizi a pensare a come riuscire a pagare una bolletta, a comprarti quei medicinali o fare una visita. Inizia a pensare a questo, alle tue priorità, è anche legittimo e umano, e non ti interessi alla politica, e vincono loro, perché se ci disinteressiamo alla politica, e la politica la fanno soltanto questi soggetti, vinceranno sempre loro. Per loro la politica è una professione, ripeto, per me no. Io sto a girare militare, non sono candidato. È molto più interessante per me stare qua a Oliena oggi con voi che avere un'altra poltrona, ognuno ha il carattere suo.
Ma spetta a noi alzare la testa e riprenderci i diritti. Il reddito di cittadinanza consente di stoppare questa veramente fuoriuscita di sangue dalle carni vive dei nostri concittadini. Perché con il reddito di cittadinanza non soltanto portiamo la pensione quantomeno a 780 euro, che è certificata dall'Istat come soglia della povertà, perché per me è inaccettabile far campare un pensionato con 440 euro al mese, cioè al di sotto di quella che viene considerata la soglia di povertà. Ma che paese giusto è un paese che fa vivere i cittadini sotto la soglia di povertà? Ma poi consente di non far fuggire i nostri giovani, i quali magari si preparano nelle università italiane, e la formazione la paghiamo tutti quanti noi con le tasse, cioè noi gli paghiamo tutti quanti la formazione ai nostri giovani per poi vederli andare all'estero e portare quel che hanno imparato con il sacrificio di tutti quanti noi nelle nostre università in qualche impresa straniera che poi ci fa il mazzo sul mercato. Ma vi rendete conto? Devono restare qua i nostri giovani. E un cinquantenne deve avere un reddito di cittadinanza qualora dovesse perdere il posto di lavoro, a patto che, uno, si inserisca in un percorso formativo per apprendere nuovi mestieri attraverso i centri per l'impiego che abbiamo riformato, due, lavori 8 ore a settimana per il suo comune d'appartenenza gratuitamente. Ci sarà bisogno di lavori socialmente utili qui a Oliena, ci sarà bisogno, giusto, delle persone magari da accompagnare, delle esigenze magari di qualcuno da soddisfare, delle persone anziane che hanno bisogno di un accompagnamento, ci saranno anche qua a Oliena. E quindi lo faranno questo lavoro 8 ore a settimana coloro che ricevono il reddito di cittadinanza. Nel frattempo questi quattrini che circolano nel mondo reale, per esempio in questo comune, gireranno un po' di più e questo creerà qualche posto di lavoro in più, perché magari il tizio, il cinquantenne che prende il reddito di cittadinanza, qualche denaro lo spenderà in una pizzeria sotto casa, nel negozio di alimentari, comprerà una volta magari un formaggio che qualora non avesse avuto il lavoro avrebbe dovuto rinunciarvi. E questo rimetterà in circolo un po' l'economia, magari quella pizzeria che fa un po' più pizze, lavora un po' di più, c'ha più clienti, perché ritorna a circolare l'economia, avrà domani bisogno di un nuovo cameriere. E quindi il lavoro verrà presentato, il posto di lavoro come cameriere, a un tizio che prende il reddito di cittadinanza, che troverà lavoro, avrà uno stipendio e il suo reddito di cittadinanza andrà a sostenere magari un'altra persona in difficoltà. Si chiama circuito virtuoso economico, creazione di posti di lavoro, non assistenzialismo, cioè in tutto il mondo. Perché in Italia non lo vogliono? Perché il reddito di cittadinanza, questo sistema, i partiti politici lo detestano, perché contrasterebbe il cancro del voto di scambio, perché se vi fosse maggiore dignità, tanti cittadini, non li sto giustificando, non si venderebbero il loro voto per un buono di benzina o per un buono per la spesa da 40 euro, e certi politici senza il voto controllato e di scambio non verrebbero eletti neppure da familiari più stretti, proprio perché i familiari più stretti li conoscono bene. Noi lo possiamo fare, i soldi ci sono, costa 17 miliardi di euro all'anno e Gentiloni quest'anno ne ha trovati 20 per salvare le banche, 5 miliardi di quattrini nostri, delle nostre tasse, del nostro sudore, dei nostri sacrifici sono finiti a Intesa San Paolo, una banca che poi oltre ad essersi beccata 5 miliardi di euro si è presa due banche veneta, 1 euro entrambe, 50 centesimi Popolare di Vicenza e 50 centesimi Banca Veneta, due banche venete fatte fallire con la compiacenza della politica e della mala gestione dei banchieri. Ci vado alla Terina a casa della Boschi. Tra l'altro io credevo di trovarla lì e non c'è, non la candidano a casa sua perché a casa sua la conoscono bene. Ho girato tutta l'Italia, dovunque andavo, scendevo dal camper, dove andavo, qua chi è candidata per il PD? La Boschi, mi dicevano. A Messina, a Bolzano l'hanno vestita da Heidi, gli hanno segnato due o tre parole in tedesco e lei ta ta ta, è così. Una cosa dell'incredibile, vedete? Ma che sono elezioni regolari, paracadute, 5 candidature, la candidatura blindata a Bozzano? Nel Movimento 5 Stelle uno è obbligato a candidarsi nei collegi plurinominali nel suo comune d'appartenenza. Ha una logica, conosce logica. E lo conoscono i cittadini, questi cittadini possono anche andare a dirgli in maniera democratica, attenzione, ehi, io so dove abiti. Cerca di rispettare quello che hai detto, perché io so dove abiti, quindi non è una minaccia, è come dire vengo sotto casa tua a rivendicare i miei diritti, a ricordarmi quello che tu mi hai promesso magari quando mi hai chiesto il voto. Non è, non è, da noi nel 5 Stelle non sono possibili le pluricandidature. Blindati per fare leggere, ma che è democrazia questa? Se decidono i segretari di partito chi va in Parlamento e magari ci va un soggetto come la Boschi che ha fatto 3 cose in questa legislatura. Ditemi se sbaglio: 1, delle riforme costituzionali, grazie a Dio, bocciate dal popolo italiano; 2, la legge elettorale, l'Italicum, quella che era la migliore legge elettorale, vi ricordate la dichiarazione di Renzi, ce la copierà tutta l'Europa, bocciata dalla Corte Costituzionale. Per me un politico che vota, scrive e poi vota una legge incostituzionale è come un chirurgo che dimentica il bisturi nello stomaco di un paziente.
paziente. Voi vi fareste operare una seconda volta da un chirurgo che ha dimenticato il bisturi nel vostro stomaco? E allora perché ci dobbiamo far rifare le leggi dagli stessi che ci hanno fatto una legge elettorale incostituzionale? Perché? Che è masochismo? Perché siamo così masochisti quando c'è la politica? La politica mica è una squadra di calcio, qua sarete tifosi di una squadra e di un'altra, lo so, immagino, figurati. La città di Zola, lo so perfettamente, ho studiato tutto. Tra l'altro massima solidarietà per quell'ingiustissima espulsione con la Nigeria, sono d'accordo. Me lo ricordo perfettamente, Spuzzi ingiustamente si mise così. Grande giocatore, non lo dico per ruffianeria, grandissimo talento, grandissimo, grandissimo. Io pure, io so della Lazio. Perché non lo sapevi? Scusate, ma almeno sono onesto pure in questo, perché una volta venne candidato, è una cosa straordinaria, la disonestà pure intellettuale e calcistica dei politici ci sta. Una volta si candidò a sindaco di Roma, mi ricordo come si chiamava, tipo 15 anni fa, un tipo, sai che gli fanno le domande, ma tu sei della Roma o della Lazio? Tu magari c'hai paura a rispondere se rispondo così, perdi voti là. Quindi questo rispose, tu sei della Roma o della Lazio? E questo candidato, io sono di tutte e due. Chiaramente non l'hanno votato né i tifosi della Lazio né i tifosi della Roma, giustamente. Lo fece, una cosa straordinaria, sono dei geni sti politici. E noi ci ridiamo, ma gli abbiamo dato tutto sto potere noi, a certi soggetti, ma abbassiamo la testa, ognuno dice è vero, c'ha ragione, mortacci, è vero, Noi vogliamo questo, un reddito per salvare le vite dei nostri cittadini, e i soldi ci sono. Poi una vera legge anticorruzione, perché ci hanno preso per il culo in questi anni. Quando hanno aumentato le pene per i corrotti, i giornaloni, il Partito Democratico aumenta le pene per i corrotti, tutti a pontificare, Renzi, ha aumentato le pene per i corrotti. Tutti d'accordo, no? Chi non è d'accordo nell'aumentare le pene per chi ruba? Siamo tutti d'accordo. Ma se i politici corrotti in carcere in questo paese non ci vanno perché c'è difficoltà a prenderli, a procedere, per una serie di questioni, tu gli puoi pure dare un miliardo di anni di pena, ma tanto non le scontano. Vedete come sono prese in giro? Invece tu devi dotare, ma lo sanno bene i carabinieri e i poliziotti, le forze dell'ordine e la magistratura, di poteri speciali per affrontare questo cancro della corruzione, che lo ricordava pure Emanuela spesso in Parlamento, Emanuela Corda. Non ci costa soltanto denari, la storia che un chilometro d'autostrada in Italia costa il triplo che in Francia rispetto alla Spagna, ci costa vite, perché i politici corrotti per esempio hanno permesso a criminali senza scrupoli di sotterrare sotto casa nostra dei rifiuti e farci ammalare. Ci ammaliamo di cancro e moriamo, si ammalano i nostri familiari di cancro e muoiono per colpa anche della corruzione, che significa rompere in tanti pezzi. Corrompere significa rompere in tanti pezzi. Allora va affrontata con estrema durezza, mali estremi, estremi rimedi. Bene, noi vogliamo introdurre un vero DASPO, serissimo e durissimo per i politici corrotti. Se è stato condannato in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, non potrai mai più presentarti in nessuna elezione per tutta la tua vita. Uno. Due. Tu imprenditore, per ottenere un appalto hai corrotto un pubblico ufficiale, non parteciperai più a bandi pubblici, così tuteliamo gli imprenditori onesti di questo paese, che sono considerati fantasmi e vengono messi ai margini. 3, l'abbiamo già detto, agente provocatore, non vogliamo infiltrare agenti di polizia e carabinieri altamente qualificati dentro la pubblica amministrazione e metterli sotto copertura. Si guadagneranno nel giro di 2-3 mesi la fiducia del politico di turno. Una volta guadagnate tireranno fuori una mazzetta per un appalto. Se il politico la dovesse prendere scatteranno le manette. Provocheranno un reato, sì, si può fare, chiaramente a norma di legge. Funziona questa roba per scoprire reati di narcotraffico, funziona che magari uno va lì per acquistare della droga, eccetera, eccetera, e lì scattano le manette perché si tratta di agenti sotto copertura. E perché la corruzione non fa morti? Non è pericolosa come il narcotraffico la corruzione? Oggi la corruzione in questo paese è l'arma principale, forse ancora di più del traffico di stupefacenti. Tutto a posto, signora? Va bene, è ancora più forte quest'arma in mano alle cosche. Senza la corruzione della politica le mafie non avrebbero la forza che hanno, e la corruzione ci costa soldi. Hanno sciolto un ospedale a Caserta per camorra, e i comuni li sciolgono per mafia in tutta Italia, non più soltanto al sud. Vi rendete conto che è un problema sociale enorme e va affrontato seriamente? E qua c'è qualcuno che ha pagato Cosa Nostra, che si presenta ai cittadini, che non può essere votato, è incandidabile, ineleggibile, e viene ancora intervistato dagli giornalisti. Non c'è un giornalista in Italia che intervista Berlusconi capace di chiedergli: scusi Berlusconi, che lei abbia pagato Cosa Nostra già lo sappiamo. Dato che criticate i grillini che rendicontano, ci può dire esattamente, ci può rendicontare i quattrini che lei ha dato alla mafia, a quell'organizzazione che ha fatto saltare in aria Falcone e Borsellino? Non c'è nessuno, no? Qualche giornalista con la schiena... La Mondetti.
dove esiste la terra dei fuochi, dove tanti cittadini, i nostri fratelli, si ammalano di cancro ad ogni respiro, c'hanno delle bombe ad orologeria nascoste sotto casa. Noi abbiamo fatto un piano energetico nazionale per uscire da qui al 2050 dalle fonti fossili e investire nelle rinnovabili, perché investendo nelle rinnovabili, oltre a migliorare il nostro ambiente e attirare nuovi turisti, vi dicevo quanto questa terra, quest'isola debba campare di turismo ogni mese dell'anno, produce anche posti di lavoro. Oggi, investendo 1 miliardo di euro in fonti rinnovabili, si creano 17.000-18.000 posti di lavoro, insieme poi all'investimento sull'efficientamento energetico. E occorre investire anche contro il dissesto idrogeologico, perché in questo paese e in quest'isola si muore per pioggia, si muore per pioggia, e questo, oltre a risolvere un problema e mettere in sicurezza un territorio, salvare le vite dei nostri concittadini, crea pure posti di lavoro. Le leggi buone sono quelle leggi che, quando vengono approvate, riescono a risolvere due problemi assieme: il problema dell'ambiente, magari un piano energetico nazionale, ma anche la creazione di posti di lavoro. Oggi, se tu investi invece 1 miliardo di euro in fonti fossili, crei 500 posti di lavoro. Perché non lo fanno? Perché loro sono cattivi e noi siamo i buoni? No, perché loro sono manovrati da qualche lobbista del petrolio, da qualche RAS delle trivellazioni, il quale gli finanzia le campagne elettorali e poi li controlla. Gli dice: io ti ho fatto eleggere, ti ho permesso di avere questo posto di potere, ti ho permesso di averci il titolo di onorevole, di entrare alla Camera dei Deputati e vedere il carabiniere che si mette sull'attenti, di averci quel lato blu, quel maxi stipendio, di sentirti migliore del popoluccio, di trattarci a noi che siamo i tuoi datori di lavoro soltanto come elettori. Oggi mi devi restituire il favore tramite un appalto magari gonfiato, tanto paghiamo tutti quanti noi, oppure tramite la restituzione di un favore, appunto una legge, una politica a favore delle trivellazioni, perché io c'ho interessi nelle trivellazioni. Questo è il conflitto di interessi. Che pensavate riguardasse soltanto Berlusconi e televisioni? Sì, riguarda il PD con le banche, riguarda i partiti politici con il gioco d'azzardo. Noi abbiamo individuato le coperture finanziarie per finanziare il reddito di cittadinanza, innalzando le tasse sul gioco d'azzardo. Oggi il gioco d'azzardo è diventato una tassazione sulla disperazione. Più si è poveri, più si spera di vincere qualcosina, appunto, e riuscire a pagare una bolletta in tempo. Noi possiamo contrastarlo questo fenomeno, perché non abbiamo dei legami con le concessioni del gioco d'azzardo o con delle fondazioni che finanziano una politica a loro volta finanziata dalla concessione del gioco d'azzardo. Noi possiamo investire nella sanità pubblica, perché nessun RAS delle cliniche private ci ha finanziato la campagna elettorale. Capite? La questione oggi non è più tra un politico buono o un politico cattivo. Io non c'è queste categorie, non ci credo, come non credo neppure più alla categoria destra e sinistra. In questo paese la destra, quelli della rivoluzione liberale, degli imprenditori, meno Stato, meno tasse, ha creato Equitalia, e la sinistra, quelli del potere operaio e gli interessi dei lavoratori, ha abolito l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Allora che sono queste categorie? Non ci credo più a queste categorie, né buoni e cattivi, né destra e sinistra. Credo al politico libero, libero dai suoi finanziatori, come siamo noi, vi do la mia parola d'onore, perché ci autofinanziamo, e al politico ammanettato. Qualcuno ha ammanettato sul serio, che gli hanno messo le manette, altri metaforicamente li hanno legati, li hanno ammanettati i finanziamenti che hanno ricevuto dai lobbisti della sanità privata, da qualche RAS del centro commerciale. Per questo non si riesce a fare una legge che noi vogliamo fare per, diciamo, sistemare alcune chiusure, regolamentare alcune chiusure domenicali di centri commerciali, perché fanno concorrenza sleale ai piccoli centri storici. I piccoli commercianti ai centri storici sono costretti a chiudere perché non ce la fanno più, e questo rappresenta anche un problema sociale, perché un centro storico che si svuota magari viene ripopolato da qualche delinquente. E noi ci crediamo nel piccolo, ci crediamo nel piccolo imprenditore, nell'artigiano, nel pastore, nell'agricoltore, nel pescatore. Ci crediamo nella piccola e media impresa, che rappresenta l'ossatura, appunto, economica del paese, e siamo liberi per poterla sostenere. Io non vi devo dire nient'altro. Tutto quello che vi ho detto in realtà già lo sapete. Io lo so che lo sapete già. Ci dobbiamo soltanto guardare dentro. Io non vi chiedo il voto. Votate chi vi pare. Dobbiamo andare? A Olbia. Dove dobbiamo andare? Non lo dovevo dire? Vabbè, questo. Io un attimo, quello che vi chiedo è schierarvi. Schierarsi non è facile in questo paese, non parlo di Oliena, parlo dell'Italia. Non è facile, perché chi si schiera suscita pure qualche invidia, qualche critica.
ci sarà sempre qualcuno che si avvicinerà a voi e vi domanderà: ma perché ti sei schierato? Tu glielo spieghi, perché mi interessa il futuro di questa creatura, il futuro dei miei parenti, un'Italia un po' più pulita. E non ci crederanno, come tanti non hanno creduto quando ci siamo schierati noi, come tanti non hanno creduto quando io dichiarai pubblicamente: qualora dovessi arrivare a fine legislatura non mi ripresenterò perché voglio continuare a fare politica ma al di fuori del palazzo. Non ci credevano. Qualcuno ha iniziato a dire: sta facendo strategia qua e là, no, perché non ci credo, perché quelli abituati ai politici abbullonati, con il culo abbullonato sulle poltrone, figuratevi, uno con la poltrona assicurata che non si ricandida, perché? E lì diceria male lingue, strategia del sospetto, sarà stata una strategia. E anche voi, chi si schiera, vedrete che riceverà le stesse cose. Qualcuno vi si avvicinerà, vi parlerà alle spalle e dirà: quello si è schierato perché c'è un tornaconto, perché conosce Di Battista, perché conosce Mario, perché è amico della corda, di Nicola Bianchi, di Vallasca, vuole un posto, si sta schierando perché vuole guadagnarci qualcosa con la politica. Noi non pensavamo mai di entrare in Parlamento, ma che pensavate, che io 5 anni fa avrei mai creduto di stare qui a Oliena a parlare di politica a una piazza gremita, pacifica, serena, tranquilla, con poliziotti e carabinieri tranquilli che si mettono pure dietro per applaudire e non farsi vedere, io lo so. Pensavate? Chi si schiera cambia la propria vita in meglio, pure se ogni tanto gli viene il fegato grosso e il sangue amaro. Chi si schiera perde pure qualche amico, io lo so. Ma sapete, non ho persi pure io qualche amico che mi guarda come questo perché, però chi si schiera ne acquisisce di nuovi di amici e quelli nuovi probabilmente sono migliori di quelli che si perdono. Chi si schiera torna a casa stanco la sera, stanco, io sono stanco perché sto dando il massimo in questo tour, lo so, però torno a casa sereno, convinto di che sto facendo il mio dovere. Mi guardo allo specchio, cammino a testa alta, sto a pace con la mia coscienza, la cosa più importante di tutte. Io vi dico due cose, ripeto, schieratevi e non vi accontentate più di bonus e mancette, perché ci fottono in questo modo, ci tolgono i diritti, ma ci danno in cambio un bonus, una mancetta, metadone, anestesia, ci vogliono dormienti, perché un popolo addormentato è il miglior alleato del sistema. E ci comprano così, no? Ci tolgono il diritto all'istruzione, però magari vanno dall'insegnante, che magari l'hanno massacrata con questa chiamata diretta che noi vogliamo cancellare la buona scuola, e gli dicono all'insegnante: comprati quello che vuoi con 500 euro. Diminuiscono i finanziamenti all'università italiane, soltanto 7 miliardi di euro all'anno danno a tutte le università, e 20 l'hanno data alle banche quest'anno. 20 alle banche quest'anno e 7 a tutte le università italiane. Però magari danno allo studente il buono studenti, comprati quello che vuoi e ringraziami pure perché ti sto dando una mancetta, non mi disturbare, di signor sì, abbassa la testa che io ti regalo quattrini, come se i quattrini dei bonus e delle mancette li stampassero loro, sono sempre soldi nostri. Ti tolgono il diritto alla sanità ma ti regalano la giornata di visita gratuita per una determinata patologia, ti tolgono il diritto al lavoro, sempre più precario il lavoro, sempre più disoccupazione, però ti regalano gli 80 euro. Te li danno magari a qualcuno, gli hanno dati prima delle elezioni, salvo poi toglierli dopo le elezioni. Pensate che livello. E pretendono... A te. Come? A te. Sì, sta tranquilla, non vogliamo toccare qua. Ma ci vedete? Ma che noi... Guardate, ora lo dico pure agli scettici. L'unica cosa, comunque, il Movimento 5 Stelle è riuscito a fare forte l'opposizione, oltre a evitare certe porcate. Guardate che noi, anche a coloro che non votano 5 Stelle, gli abbiamo fatto risparmiare un sacco di soldi. Un sacco di soldi. Cioè noi abbiamo fatto risparmiare al popolo italiano tramite rinunce di finanziamenti, politica parsimoniosa, restituzione, un sacco di soldi. Noi difendiamo il risparmio dei cittadini perché è la cosa più importante, perché è grazie al risparmio che è stato tirato su sto paese. Io vi dico questo, la politica dei bonus e delle mancette ci fa diventare sudditi. Noi dobbiamo avanzare, andarci a prendere i diritti, giorno dopo giorno nessuno ce li regala, non cascono da quella montagna i diritti. I diritti ce li dobbiamo andare a prendere giorno dopo giorno scalando da quella montagna. Non sarà facile, passo dopo passo, giorno dopo giorno, ma così si comporta un popolo sovrano. Un popolo si vede da questo. Non possiamo accontentarci dei bonus e delle mancette loro, di lor signori, quando siamo chiamati a testa alta come popolo, come sardi uniti, come abitanti italiani, di rivendicare i diritti. Grazie Oliena di cuore per questa serata. E fermi! Fermi, video! E ripeto la frase, tutti quanti assieme, proprio forte, si deve sentire. Torra e bocca a dommo! Torra e bocca... No, non iniziate a protestare. No, un attimo. No,
No, qua devo stare. Dopo vengo. Dopo vengo. Torra e bocca a domo. Io dirò quattro nomi. Io posso dire Renzi, Salvini, Berlusconi e Gentiloni. Va bene? Va bene? E voi e Boldrini pure. Giustamente, eh? Giustamente. Me l'ero dimenticato. Basta, basta. Se no finiamo più. Dico Renzi, Salvini, Berlusconi, Gentiloni, Boschi, voi insieme, subito, Torra e bocca a domo, va bene? Ci siamo? Ci siamo? Oh, forte! Shhh, eia, eia, shh. No, era uno di questi. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Pronti, eh? Renzi, Berlusconi, no, fermi, dalla fine, non subito. Alla fine, so cinque. L'ultima è la Boschi, ok? No, l'ultima è la Boschi, ok? L'ultima è la Boschi, va bene, l'ultima, voi sardi! L'ultima è la Boldrini, va bene. Quindi dopo Boldrini torna a bocca a domo, ok? Io non lo dico che lo pronuncio male, ok? Ci siamo, Emilia? Renzi, Berlusconi, Salvini, Gentiloni, Boschi e Boldrini... Spero che il messaggio sia chiaro. Grazie Oliena di cuore. Che c'è un messaggio dopo da parte del gruppo 5 Stelle Oliena, simpatizzanti.
Allora, io direi che questo